Ciao a tutti, oggi parliamo del lievito di birra e vi mostreremo tre ricette facili e veloci per preparare il lievito di birra fatto in casa, utilissimo per pizze, focacce e dolci lievitati. Ora iscrivetevi al canale e partiamo subito con il video. Partiamo dalla più semplice, che ci permette di ottenere 100 g circa di lievito di birra fatto in casa utilizzando una dose da 25 g di lievito di birra fresco. Sbricioliamo in un contenitore 25 g di lievito di birra e versiamo 25 ml di acqua a temperatura ambiente. Mischiamo bene con una spatola o un cucchiaio fino a quando il lievito si sarà sciolto completamente. Aggiungiamo 60 g di farina 00 e mischiamo bene. Portiamo il composto sul piano di lavoro e impastiamo fino ad ottenere un panetto omogeneo. Rivestiamo il panetto con pellicola trasparente o lo portiamo in un contenitore ben sigillato, sempre con pellicola trasparente. O se lo abbiamo, lo riponiamo in un contenitore a chiusura ermetica. Lo lasciamo riposare in frigorifero tutta la notte e il giorno dopo sarà pronto per essere utilizzato. Con il secondo metodo useremo lievito di birra secco, solitamente commercializzato in bustine monodose da 7 g. Versiamo 30 ml di acqua in una ciotola, versiamo una bustina di lievito di birra secco, quindi da 7 g, e mischiamo bene fino a quando il lievito si sarà sciolto completamente. Quindi versiamo 60 g di farina 00 e mischiamo bene. Terminiamo di impastare su un piano di lavoro fino ad ottenere un panetto omogeneo. Come spiegato in precedenza, possiamo avvolgerlo con la pellicola trasparente e lasciarlo riposare in frigorifero fino al giorno seguente. Il terzo metodo, che consente di ottenere un panetto di circa 100 g di lievito di birra, prevede l'uso della birra artigianale, quindi non filtrata e non pastorizzata. Questo è il metodo più complesso e la buona riuscita dipende dalla qualità della birra utilizzata. Versiamo 200 ml di birra in un contenitore, aggiungiamo 2 cucchiaini di zucchero semolato e mischiamo bene. Quindi aggiungiamo 2 cucchiai di farina 00 per impasti lievitati. Mescoliamo ancora e lasciamo riposare tutta la notte a temperatura ambiente. Quindi partendo da uno di questi metodi potete sempre avere del lievito di birra fresco pronto in frigorifero. Potete anche congelarlo, ben isolato con pellicola trasparente, e conservarlo fino a 3-6 mesi. Con questo lievito, lunedì vi mostreremo come preparare un perfetto pan brioche. Se pensi che il video sia utile ai tuoi amici, condividilo. Clicca mi piace, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per ricevere le notifiche sui prossimi video. Lascia la tua opinione o un saluto con un commento o fai domande e cercheremo di rispondere velocemente. Grazie e arrivederci.